anche tutti, anche qualche collega che è venuto, capisco che non sia favorevolissima la data del maggio. Allora, abbiamo avuto un calendario un po' accidentato, però appunto vi ricordo che questa lezione si svolge nell'ambito di un bel ciclo di incontri, conferenze, anche lezioni universitarie, come nel nostro caso, all'interno del nostro corso, organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, dall'ANPI, molto, come dire, molto caro, sono molto onorato da questo, da questa possibilità. Ringrazio il presidente, vorrei anche dire che lo ringrazio, se posso prendermi 15 secondi di libertà, per le parole dette dall'ANPI dopo una manifestazione, diciamo così, un po' improvvida, tenutasi nel pomeriggio del 25 aprile a Macerata. L'ANPI ha giustamente ricordato che per Piazzale Loreto, quella vera, è che aveva altre motivazioni e altre ragioni, fu però Aldo Pertini a porre fine a una cosa che comunque non andava fatta allora, ma era una tragedia. Oggi praticamente è qualcos'altro e non lo vorremmo vedere. Comunque ringrazio l'ANPI anche per questo, per aver messo chiaramente, ecco, in luce che espressioni di questo tipo nulla hanno a che fare con chi l'antifascismo e la resistenza li ha vissuti davvero e li ha pagati sulla propria pelle. Ecco, però non vorrei cominciare prima che il presidente mi dica una parola e mi proponga anche. Allora, io intanto ringrazio tutti voi, ringrazio in primo luogo il professor Bersani per la disponibilità. Sono Lorenzo Marconi, presidente dell'ANPI provinciale di Macerata, ANPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Naturalmente non sono un partigiano perché, pur avendo una certa età, non ero ancora nato. E quindi questo è un elemento da sottolineare. L'ANPI è espressione dei partigiani, ma i partigiani qualche anno fa, avendo a cuore l'obiettivo di perpetuare la trasmissione della memoria e soprattutto di rendere viva, attiva nella contemporaneità quella memoria, hanno deciso di aprire la loro associazione agli antifascisti e quindi la possibilità di iscriversi per tutti coloro che hanno a cuore i valori della resistenza e della Costituzione, che è l'elemento che ha raccolto tutti quegli elementi che hanno concorso a ridare la libertà all'Italia e la democrazia al nostro paese. Per cui l'ANPI è un'associazione che troppo spesso è conosciuta come un'associazione che guarda solo al passato, ma non è così. Non è così, nel senso che guardiamo al passato perché riteniamo che quelle radici siano un elemento particolarmente significativo per cercare di dare un contributo a migliorare la situazione che questo paese e più in generale l'Europa e il mondo in cui ci troviamo a vivere possa migliorare. Ne siamo profondamente convinti, così come siamo convinti che sia necessario essere attivi nella realtà che viviamo. È stato ricordato, noi tra le altre manifestazioni che facciamo, la
naturalmente facciamo il 25 aprile come elemento chiave, la data dell'insurrezione nazionale e della liberazione dell'Italia è fondamentale per noi ma per il paese, e lo facciamo provando a trasmettere quei valori che hanno spinto tanti giovani più o meno della vostra età, hanno costretto e spinto in qualche modo ad imbracciare il fucile per liberare la loro patria. E questa cosa non è una cosa assolutamente lontana, si connette con l'attualità attraverso anche i 70 anni diventati il giorno della Costituzione. Il progetto che facciamo insieme con l'Università di Macerata, in particolare con il Dipartimento di Scienze Politiche, ma io sinceramente è stata una casualità che si attivasse un protocollo d'intesa tra l'Università, Dipartimento, eccetera, e l'AMPI per portare avanti questo progetto. Ormai sono 4 anni che lo facciamo. Attraverso modalità che si sono modificate nel tempo, il punto centrale è proprio cercare di trasmettere le cose che ho detto poc'anzi. Abbiamo un sito, ampimacerata.it/costituzione, in cui abbiamo documentato tutte le iniziative che abbiamo fatto. All'inizio ci siamo mossi con una logica, poi finisco. All'inizio ci siamo mossi con una logica che era quella di provare a chiedere ai professori di individuare una modalità per trattare secondo la propria disciplina un argomento che avevamo individuato, che era della Costituzione. La prima iniziativa fu sul lavoro, e quindi diversi professori, partendo dalla propria disciplina, hanno affrontato questo tipo di ragionamento sulla Costituzione. E successivamente abbiamo provato a fare anche con gli studenti, con la disponibilità degli studenti, una sorta di ricerca, perché avevamo coinvolto una serie di operatori della RAI, sia locali che nazionali, siccome eravamo scienze delle comunicazioni, è evidente, abbiamo provato a fare questo tipo di attività e l'abbiamo svolta. Poi devo dire una cosa rilevante, tutto questo lavoro nei 3 anni precedenti è stato svolto con il supporto della professoressa Barbara Briani, era il punto di riferimento per noi per svolgere questo tipo di iniziativa, e naturalmente l'ultimo anno è venuta a mancare, e per cui abbiamo in qualche modo rallentato l'attività, però intendiamo riproporla, e qui c'è stata data l'occasione al professor Bressane, perché siamo convinti che sia necessario, fin dalle scuole primarie, facciamo un progetto per i luoghi della resistenza, in cui si fanno 2 ore d'aula con i ragazzini delle medie e poi li si portano sui luoghi dove c'è stata la resistenza nel nostro territorio. E poi facciamo incontri, anche grazie all'apporto sempre dell'Università di Macerata, con le scuole superiori, sulla Costituzione, e questi specifici incontri per il progetto, per rafforzare il progetto costituzionale, che è intitolato a un nostro compagno dirigente, che era Nazareno Re, che anche lui ci ha lasciato, e quindi abbiamo voluto, piuttosto che ricordare in maniera formale questa figura, abbiamo voluto attivare questo progetto. Quindi io vi ringrazio. Naturalmente la Costituzione, io sono convinto che la Costituzione una persona che si laurea non può non conoscerla, quindi siamo per che questa attività venga svolta, perché riteniamo che sia fondamentale e che questo Paese ne abbia bisogno, sia di conoscere la Costituzione ma anche dell'impegno di tutti per farla vivere concretamente. L'anno scorso, e finisco qui, insieme col Presidente nazionale Carlos Muraglia abbiamo organizzato a livello nazionale 6 seminari, ognuno dei quali per un argomento. A Macerata è stato sulla valorizzazione dei beni culturali, e c'era il collegamento naturalmente col terremoto, in cui abbiamo messo in evidenza il fatto che troppo poco è attuata la nostra Costituzione.
Costituzione. Vi giuro un impegno perché questa venga attuata. Gli atti verranno pubblicati e ne faremo un'occasione per un confronto con chi vorrà. Grazie di tutto. Qui sopra io lascio le costituzioni con il nostro progetto e naturalmente chi vuole sapere di più per l'ANPI può andare sul nostro sito e poi se sono interessati anche venire a iscriversi perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Grazie di nuovo a tutti quanti. Grazie a te Lorenzo, e vorrei proprio sottolineare come questo nostro incontro si inserisca in un quadro che abbiamo delineato, che stiamo in realtà continuando a delineare, sia all'interno del nostro corso, che è visto come appunto il momento della resistenza, che è stato quello fondativo della scelta repubblicana e della Costituzione, molti di voi lo hanno sottolineato anche nella prova parziale. E poi appunto vediamo come la riflessione di oggi, Costituzione repubblicana e autonomie territoriali, si inserisca nel ciclo dei mercoledì delle Marche, quasi a ideale conclusione, che insieme alla professoressa Cegna, che oggi non può essere qui ma ci manda i suoi saluti, e all'Istituto Storico di Macerata abbiamo organizzato, trasformando questo incontro del mercoledì pomeriggio in una riflessione sulle Marche. E le Marche c'entrano anche oggi, perché noi stiamo parlando di un aspetto particolare della Costituzione, non meno importante di altri, che è quello delle autonomie territoriali. Ma perché la Costituzione parla di autonomie territoriali e in modo particolare di autonomie regionali? Lo abbiamo detto, non lo ripeto, ma perché questa era stata una lunga battaglia condotta dalle varie forze politiche che poi più di altre portarono all'elaborazione del testo costituzionale, di fronte alla scelta centralistica attuata dallo Stato italiano all'indomani dell'unità. Lo abbiamo già detto, ma è importante richiamarlo perché altrimenti non si capisce questa novità della Costituzione. La scelta centralistica sta proprio nel rifiuto da parte del nuovo Parlamento italiano dei vari progetti di autonomia regionale che erano stati formulati all'indomani dell'unità. Se ne può capire la ragione, oggi non ci torniamo sopra, timore per la stabilità di un edificio appena costruito, timore per le possibili spinte centrifughe di tipo neoborbonico o altro, erano gli anni del brigantaggio, erano anni difficili. Però la sostanza, la sappiamo, fu adottato un modello di organizzazione territoriale di impianto napoleonico belga, fortemente centralizzato. E
basato sulla provincia come unità amministrativa. La provincia con a capo il prefetto era una circoscrizione territoriale, richiamava appunto il dipartimento francese che già le Marche avevano sperimentato durante la Repubblica Romana e il Regno Italico, un sistema di circoscrizioni omogenee ugualmente dipendente dal centro politico e in modo particolare dal Ministero dell'Interno. Questo spiega perché quasi sempre nell'Italia liberale la carica di Ministro dell'Interno fosse tenuta dallo stesso Presidente del Consiglio, perché quella era la chiave del potere, della trasmissione del potere a livello locale. Il legislatore post-unitario, tuttavia, non poteva ignorare la diversità dell'Italia o delle diverse Italie che si erano ritrovate molto in fretta a far parte di un'unica compagine statuale. E proprio per questo creò, pur senza rilevanza politico-amministrativa, i compartimenti statistici. Quali erano i compartimenti statistici? Presto detto, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, l'Emilia Romagna, mi ricorda qualcosa, erano un insieme di province raggruppate secondo una certa affinità storica, culturale, geografica. Talune vicine a quella che era l'antica configurazione degli stati italiani, pensate alla Toscana, altre assai differenti, come appunto nel caso delle Marche, che non avevano mai costituito un territorio regionale, ma piuttosto una parte di uno stato sovraregionale come quello pontificio. E su questo chiaramente inizia una lunga controversia. Abbiamo ricordato, l'ha fatto anche la professoressa Cegna meglio di me, la nascita di un regionalismo marchigiano, con la questione marchigiana tra 8 e 900, un regionalismo che nasce a sinistra, tra l'altro, che nasce repubblicano, socialista, cioè, in assenza della regione nasce una coscienza regionale. E del resto si vedeva, no? Perché se voi prendete le grandi inchieste dell'Italia post-unitaria, l'inchiesta agraria, l'inchiesta sulle opere pubbliche, ecco, tutti i materiali sono raggruppati per compartimenti, cioè per regioni, anche se le regioni come tali non esistevano. Molte forze politiche, ricordo i cattolici, poi i popolari con lo Sturzo, ma anche molte voci, abbiamo già detto, della sinistra repubblicana e socialista, si batterono per la nascita di un ordinamento regionale, quindi più rispettoso della fisionomia del paese reale, ecco che si diceva. Questo però non venne mai, come dire, seriamente preso in considerazione, e tantomeno lo fu da parte del fascismo, che anzi rafforzò più che mai l'istituto provinciale che consentiva dal centro di governare l'intero territorio. È chiaro che alla costituente, ma dopo
non pochi dibattiti, sarebbe interessante andarli a vedere, che si erano svolti negli anni della Resistenza, perché appunto il mondo della Resistenza non ha solamente prodotto un fenomeno, come dire, di difesa armata contro l'oppressore, ma ha riflettuto su quella che avrebbe dovuto essere l'organizzazione futura del paese. In certi casi l'ha sperimentata, pensiamo ad esempio delle repubbliche partigiane, con l'osso dalle mie parti, no? E quindi era evidente che questo dovesse arrivare poi al dibattito della Costituente. Proclamata la Repubblica, eletta l'Assemblea, si pensò subito a una riorganizzazione della Repubblica su base regionale, dando cioè un effettivo riscontro a questa articolazione territoriale. Quali regioni? Beh, è chiaro che a quel punto si sarebbe potuta, e in effetti un po' fu così, mettere in moto una spirale di richieste, perché molti territori aspiravano a un'autonomia non coincidente con l'assetto, come dire, territoriale che fu preso come base dell'ordinamento regionale, cioè quello dei compartimenti statistici. Di lì bisognava partire, ma non tutti vi si potevano riconoscere. E in effetti si giunse a un progetto, a un primo progetto già alla fine del 1946, di autonomie regionali che prevedeva qualche cosa di diverso, perché per esempio non contemplava un'unica regione emiliano-romagnola, ma una Emilia-Romagna e poi un'Emilia-Appenninica, gli antichi territori dei ducati di Parma, Modena, la Lunigiana, un pezzo della provincia di Massa Carrara, dello Spezzino. Qualcuno oggi ci sta ritrovando col progetto della regione Lunezia, poi il Molise e poi il Salento, particolarmente sostenuta come ipotesi, cioè la parte meridionale del territorio pugliese, lo abbiamo detto tante volte, un territorio plurale, le Puglie, che avrebbe dovuto costituire questa regione autonoma del Salento, questa regione del Salento. Poi le cose andarono diversamente e si arrivò ad un assetto basato su 19 regioni, perché dell'Emilia Appenninica non si fece più nulla, il Molise fu aggregato all'Abruzzo e il Salento non si fece. Quindi le regioni che poi uscirono dalla Costituzione furono 19. Furono 19, tornate a essere 20 con la ricostituzione ai primi anni 60 del Molise. In Molise si sono appena svolte, peraltro, le elezioni regionali. Questo fu un compromesso voluto anche da Aldo Moro per evitare appunto quella rincorsa a autonomie un po' troppo, come dire, un po' troppo spontanee, ecco, che avrebbero creato più problemi di quanti ne potessero risolvere.
E quindi possiamo dire che con qualche variante, però i compartimenti territoriali previsti dalla legge comunale provinciale del 1865 sono appunto la base e anzi, come dire, la sostanza delle regioni previste dalla Costituzione. Questo è l'assetto territoriale. Sappiamo che poi in realtà, ma l'abbiamo già detto, il percorso fu più accidentato, perché mentre furono attuate subito le cinque regioni a statuto speciale, anzi l'Assemblea Costituente si riconvocò per approvarne gli statuti, ne furono attuate quattro in realtà subito, il Friuli Venezia Giulia più tardi perché c'era ancora la questione aperta del confine orientale, ma appunto le regioni a statuto speciale trovarono attuazione, si capisce perché. La Sardegna con la sua peculiarità autonomistica di lunghissima data, la Sicilia lo stesso, per giunta con il peso che aveva avuto il separatismo all'indomani del 1945, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige e poi il Friuli Venezia Giulia, dove pure si è votato a poco, perché erano zone interessate dalla presenza di minoranze linguistiche e da una questione aperta con, è vero, con altri paesi, con la Francia, con l'Austria, con la Jugoslavia. Questo non avvenne e, come dire, le conseguenze del ritardo furono molteplici, invece per le regioni a statuto ordinario attuate per la prima volta nel 1970 come altri elementi della Costituzione, l'ordinamento regionale fu lasciato un po' in disparte, poi ve ne do un'interpretazione maliziosa. Però, ecco, di Regione Marche, di Ancona, capoluogo di regione, possiamo parlare solo dal 1970. Quando noi a lezione abbiamo visto che già nel decennio successivo, sia pure con piccoli numeri, fanno la comparsa alcune nuove formazioni autonomistiche, ci rendiamo conto di una delle conseguenze di questo ritardo e forse anche dello scarso coraggio avuto nel attribuire come dire, effettivi poteri e competenze alle nuove istituzioni regionali. Qual è l'interpretazione maliziosa? È che alla Costituente l'anima democristiana, temendo una vittoria socialcomunista, abbiamo visto le elezioni del 48, spinse molto per avere delle autonomie su cui dopo eventualmente contare, mentre la componente socialcomunista, pensando al contrario di poter vincere, era più cauta. Dopo il 48, le parti si invertono al gioco della politica, i democristiani sono al potere, controllano lo Stato e quindi di regioni rosse per un po' meglio non parlare, perché si sapeva che dall'Emilia Romagna, la Toscana,
l'Umbria parte alle stesse Marche, la vittoria sarebbe comunque andata alle sinistre, è meglio non avere un contraltare. Ma questa è un'interpretazione maliziosa, o se volete politica, o se volete fa parte dell'andamento normale delle cose. Però c'è, ecco, questa diffidenza reciproca, regioni sì, regioni no, in vista anche di una possibile convenienza politica, diciamo pure fu un gioco a ribasso che non avrebbe assicurato un funzionamento coerente, soprattutto alle regioni a statuto ordinario. Tant'è che quando i fermenti autonomistici un po' inaspettati sorti al nord diventarono qualcosa di più, si arrivò a modificare in maniera sensibile, perché non è vero che la Costituzione italiana è rimasta sempre la stessa, cioè una procedura di modifica costituzionale in diverse circostanze attuata. La più importante fu quella della modifica del titolo quinto della Costituzione del 2001, voluta dal governo Amato, un governo di centro-sinistra, che cambiò non poco della Costituzione del 1948 a proposito dell'autonomia regionale, lanciando una sfida raccolta. Anche qui sì e no, perché per esempio il progetto costituzionale bocciato al referendum proposto dal governo Renzi prevedeva una riforma del titolo quinto, anch'essa molto significativa. E allora vuol forse dire che su questo punto lo Stato italiano non ha trovato ancora un equilibrio, e ora vedremo come sarà anche in relazione a scelte politiche che verranno, speriamo, in qualche modo fatte. Allora, se noi vogliamo prendere in esame che cosa dice la Costituzione a proposito di autonomie territoriali e specificamente regionali, dobbiamo considerare, passatemi l'immagine, una specie di Y rovesciata, perché ci sono alcuni aspetti del rapporto tra Stato e territori che vengono disciplinati nei principi fondamentali, che quindi sono posti all'inizio della Costituzione, che non sono mai stati, come dire, oggetto di richieste particolari di modifica, non erano tema nell'ultimo progetto Renzi, nell'ultimo referendum, sono la base della Costituzione, come ben sapete, ma sono alla base anche di quanto la Costituzione dice su questo tema. Ed è importante non dimenticarlo, perché non si capisce il titolo quinto se non alla luce dei principi fondamentali. Il titolo quinto traduce quello che in qualche modo già viene detto, e bisogna anche aggiungere che su questo il consenso delle forze politiche fu molto largo, per non dire unanime. Ricordiamo brevemente alcuni degli articoli dei principi fondamentali della Carta. L'articolo primo, naturalmente, quindi carattere repubblicano e democratico dell'Italia, carattere fondato sul lavoro, la sovranità popolare, esercitata nelle forme e nei limiti previste dalla Costituzione stessa. All'articolo 2, il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo,
il riconoscimento. La Costituzione segna una novità rispetto ai vecchi statuti ottocenteschi. La Repubblica riconosce i diritti già esistenti, non li crea, non è lo Stato a creare i diritti. I diritti ci sono già, la Repubblica li riconosce sia ai singoli sia alle formazioni sociali, espressione di Moro, sia alle formazioni sociali, richiedendo però anche l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, elemento forse un po' meno presente oggi. Ecco, l'articolo 3 ci porta ancora più vicini al nostro tema, perché per esempio il primo comma stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il principio di eguaglianza, qui non viene evocata la razza perché i costituenti credevano all'esistenza delle razze, perché di questo termine era stato fatto l'uso che sappiamo, quindi era per evitare che si potessero riproporre discriminazioni di questo tipo, pure quelle che guardo al sesso, le emoji, al genere, ma notate bene anche alla lingua. E questo è un aspetto interessante, perché vuol dire che le minoranze linguistiche del paese già qui trovano un loro primo riconoscimento. Parlare una lingua diversa dall'italiano, avere una lingua di cultura diversa dall'italiano, non possono in alcun caso costituire motivo di discriminazione. Il secondo comma dell'articolo 3, per me così disatteso, è quello che riguarda l'eguaglianza sostanziale, che significa la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Togliatti fece un bellissimo intervento su questo, rivolgendosi ai cattolici, per dire: possiamo avere idee diverse su che cos'è la persona, ma è chiaro che lo sviluppo della persona umana non può che essere al centro dei nostri e dei vostri propositi. L'articolo 4 è un altro punto dolente per quello che dice, perché è chiaro, ci parla di un'effettiva garanzia del diritto al lavoro, ci parla così lontana, ma l'articolo 5 e l'articolo 6 sono quelli fondanti, ma non si capiscono senza i primi quattro che abbiamo letto. Allora, l'articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, formulazione che viene dalle costituzioni rivoluzionarie francesi, la Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La Repubblica è una e indivisibile, ma vengono posti questi due elementi,
quello dell'autonomia territoriale e del decentramento dei poteri dello Stato. Autonomia e decentramento sono cose diverse. Il decentramento, sia pure in una forma limitata, era presente anche prima, ma ora chiaramente lo si vuole rafforzare, e l'autonomia territoriale, questo è il punto, viene per la prima volta delineata nella Costituzione. L'articolo 6 è molto importante perché recita: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Anche questo non era accaduto nello Stato italiano. Per quanto lo Statuto Albertino prevedesse che il francese poteva essere usato in Parlamento dai deputati che venivano da territori di lingua francese, ma voi capite, tutta la successiva evoluzione andò verso una progressiva erosione delle minoranze linguistiche. Lo stesso francese, anche in Val d'Aosta, fu sottoposto a progressive limitazioni e il fascismo giunse a quella politica di snazionalizzazione vera e propria attuata nei territori del Tirolo meridionale, del Alto Adige, e attuata al confine orientale, cosa che bisognerebbe peraltro un po' ricordare, ad alcuni paesi, ad alcune località vennero non soltanto cambiati i nomi, cioè italianizzati i nomi, ma siccome i nomi italiani non c'erano, si inventarono il salapiano, fu proibito l'uso della lingua, tanto del tedesco quanto dello sloveno, del croato, del francese, non parliamo del sardo, del friulano, anzi l'uso dei cosiddetti dialetti, espressione molto discutibile peraltro già in sé, venne fortemente stigmatizzato. Bisognava parlare italiano, in nome appunto di uno Stato non soltanto accentrato, ma in quel caso anche fortemente ideologizzato, autoritario e dagli esiti persino totalitari che abbiamo visto. Quindi è chiaro che qui ci troviamo di fronte a un'impostazione completamente diversa dal passato, che recepisce le spinte autonomistiche. Ecco, lo Stato riconosce, la Repubblica riconosce le autonomie locali, non le crea, le riconosce, e proprio perché le riconosce le promuove. Il decentramento va visto come un ulteriore sostegno a questo riconoscimento dell'autonomia. E naturalmente, ecco, l'uso di una lingua diversa non solo non va più represso, ma va anzi tutelato. Allora, dicevamo della Y rovesciata. Prego. Ma ormai sono molto il calco sul decentramento, ormai si mette moltissimo il calco sul decentramento, sul potere decentrale, cioè sulla decentralizzazione del potere. Beh, perché? Per paura di una, nuovo, evidentemente, lo Stato italiano veniva da una secolare o quasi esperienza di accentramento amministrativo. Quindi i servizi dello Stato vanno decentrati sul territorio, per quanto possibile. Sono servizi dello Stato unitario, ma devono adeguarsi al territorio. Questo non è un'autonomia originaria del territorio stesso, ma è lo Stato che però non prevarica sui territori con i propri servizi. Per tutta quella che è l'amministrazione periferica dello Stato si invoca questo principio del più ampio decentramento possibile. Va bene?
anche questa era un'istanza fortemente avvertita e manifestata nel corso dei decenni precedenti. Dicevamo della Y rovesciata. Finiamo ovviamente i principi fondamentali con l'articolo 12, quello sul tricolore. Ma poi, appunto, il titolo quinto, che dà attuazione per quanto ci interessa a questi stessi principi, va visto per forza in due formulazioni. A parte piccole modifiche intervenute nel corso del tempo, per esempio la ricostituzione della regione Molise, ma va visto nel testo del 48 e successive modificazioni, per quanto minimali, e nel testo approvato nel 2001. Se a referendum del 4 dicembre 2016 avessero prevalso i sì, avremmo un terzo, una terza gamba su cui dover ragionare. È chiaro tutto questo, no? Sì. Allora, andiamo al nostro titolo quinto. Titolo quinto. Le regioni, le province e i comuni. Ecco, quello che noi andremo a leggere, come vedete, è cambiato da un asterisco, è contrassegnato da un asterisco, perché sta a dire che questi articoli sono cambiati. E li vedremo tra poco. Allora, la formulazione originaria dell'articolo 114 ci dice che la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. A livello costituzionale viene stabilita questa ripartizione della Repubblica. Le province sono state riconfermate nel 2001 e quindi perché non si possono abolire le province con legge ordinaria? Perché sono previste dall'ordinamento costituzionale. Si possono modificare profondamente nel loro assetto, nelle loro funzioni, come ha fatto la legge del Rio, ma non si possono sopprimere perché stanno qui. Allora, che cosa sono le regioni? Sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Queste sono le regioni a statuto speciale, tuttora esistenti. Teniamo presente che poi l'evoluzione avrebbe di fatto condotto la regione Trentino-Alto Adige ad essere in realtà il contenitore di due province autonome, cioè la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, dove, come voi sapete, è concentrata la minoranza di lingua tedesca e anche la minoranza quasi tutta, per la maggior parte, diciamo così, di lingua ladina, una parte anche in Trentino, come pure una piccola parte di tedeschi. Però, tant'è che quando si riunisce la conferenza Stato-Regioni, i partecipanti sul versante regionale sono 21 e non 20, perché ci sono i due presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano. Ecco, l'articolo 117 ci dice delle cose molto, molto importanti.
seguenti materie norme legislative. Alla regione viene riconosciuta una potestà legislativa. Quindi voi, quando saranno tutti operatori nel settore turistico, dei beni culturali, forse anche della scuola, quando voi avrete a che fare con la normativa, vedrete che troverete di fronte a leggi regionali, mentre non esistono leggi provinciali e leggi comunali. Cioè la regione esercita una potestà legislativa, che prima era ovviamente riservata unicamente allo Stato. E fin qui potete dire l'istanza regionalistica viene accolta, certo che sì, le regioni ci sono, lo Stato le riconosce e sono persino dotate di potestà legislativa, cioè nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, no? Sempre che le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale, con quello di altre regioni, però attenzione, in quali materie? Se voi scorrete l'elenco di queste materie, ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, circoscrizioni comunali, polizia locale, urbana e rurale, fiere e mercati, beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali, urbanistica, turismo ed industria alberghiera, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, navigazione e porti lacuali, acque minerali e termali, cave e torbiere, caccia. Tu che vai a caccia? Pesca nelle acque interne, agricoltura e foresta, artigianale, altre materie indicate da leggi costituzionali. Allora, se voi scorrete, come abbiamo appena fatto, che impressione ne potete riportare? Riguarda la gestione di tutto il territorio, riguarda la gestione di tutte quelle caratteristiche tipiche di quella regione, riguarda la gestione di tutte quelle caratteristiche tipiche di quel territorio che è preso in esame. Sì. Cioè la caccia per esempio è molto presente magari nelle Marche, ma è assente anche non, quindi non è lui. Certo, ci bene. Allora, innanzitutto è di per sé delimitato, cioè la Costituzione ci dice che la potestà legislativa delle regioni si esercita su quelle materie e su eventualmente altre, ma sempre stabilite dallo Stato. Però se voi togliete alcune competenze, soprattutto quella relativa alla sanità, che è consistente, per il resto si può dire che dalla proclamazione di principio all'indicazione delle materie c'è uno scarto, e uno scarto che sarebbe stato ancora più evidente con le leggi che poi dopo 1870
come dire, passarono effettivamente queste competenze alle nuove regioni. Stiamo parlando di quelle a statuto ordinario per intero, per le regioni a statuto speciale dovremmo fare 5 discorsi differenti. Il 118 ci dice che le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo spettano alla regione, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che la legge può attribuire alle province, ai comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può delegare altre funzioni amministrative, l'esercizio di altre funzioni amministrative alla regione, funzioni amministrative che normalmente la regione esercita delegandole alle province, ai comuni o attraverso i loro uffici. L'articolo 119 ci dice che le regioni hanno autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica che la coordinano non solo con la finanza dello Stato ma anche con la finanza locale. Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali, mentre altre contribuzioni possono essere previste per il Mezzogiorno e le isole. Come vedete, anche dal punto di vista dell'autonomia finanziaria vi sono limitazioni e soprattutto le regioni non hanno di fatto un'autonomia tributaria, perché le loro risorse sono appunto attribuite dallo Stato. Articolo 120 riguarda alcune ovvie limitazioni. L'articolo 121 ci parla degli organi della regione, consiglio, giunta e presidente della giunta con il suo ruolo particolare, ma attenzione perché l'articolo 122 ci dice che il sistema di elezione, il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. È la legge dello Stato che stabilisce la composizione del Consiglio, quindi un'ulteriore limitazione. Gli statuti, però, anche qui, l'articolo 124, capite, un commissario del governo residente nel capoluogo della regione sovraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione. Normalmente il prefetto della città capoluogo esercita le funzioni di commissario governativo. Adesso poi questi articoli non sono più in vigore, ma vorrei sottolineare come per esempio ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al commissario del governo, che salvo il caso di opposizione da parte del governo deve distarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. E quindi, come vedete, c'è un'ulteriore limitazione. L'articolo 128
ci dice che province e comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, ma che sono anche, articolo 129, circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Quindi, in un certo senso, la regione viene a sovrapporsi alla struttura provinciale e comunale, perché la struttura provinciale e comunale non è solo, come dire, non è solo espressione di un decentramento regionale, ma anche di un decentramento, ma anche di un decentramento statale. Poi adesso lasciamo stare il controllo di legittimità degli atti e andiamo al 131, vedete le regioni costituite nel 48, non c'è l'Emilia Appenninica, non c'è il Molise, non c'è il Salento. La legge costituzionale può disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni e con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i comuni regionali, si può consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra, come è successo nel caso nostro per l'Alta Valmarecchia, ma notate, con legge dello Stato, come è successo recentemente per il comune di Sappada, passato dalla provincia di Belluno a quella di Udine e quindi dal Veneto al Friuli, ma con legge dello Stato. Tant'è che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione stessa, sentita. Cioè, nuove province, modifica delle province esistenti, non sono una competenza regionale. La regione può invece modificare circoscrizioni e denominazioni dei comuni. Voi vedete, è come se il vecchio impianto centralistico e napoleonico resiste ancora, no? Perché è lo Stato che dice no, poi sulle province con la relativa organizzazione prefettizia sono competente io, non delego i poteri alle regioni, nemmeno di cambiare i confini interni alle province stesse. Quando è stata istituita la provincia di Fermo, come la provincia di Monte Brianza nel mio caso, io ovviamente si possono avere le opinioni più diverse al riguardo, io ce l'ho, lasciamo perdere perché non conta, però questo è avvenuto con legge dello Stato. Non sono state la regione Marche o la regione Lombardia a dire facciamo una nuova provincia, ma una legge dello Stato. Però questo io ve l'ho un po' sottoposto, non solo per, non tanto per gusto storico, filologico, perché questi articoli, come vedete, sono tutti contrassegnati da asterisco, quindi sono cambiati, per il 2001 soprattutto, e però appunto ho insistito per sottolineare sì l'importanza, perché la regione, la Costituzione, scusate, pone in essere un sistema di autonomie territoriali, ma pone al tempo stesso dei limiti alla sua effettiva esplicazione. Prego. Scusi, quando invece sentiamo parlare di secessione, di ogni tanto secessione, quello che cos'è? Allora, la secessione non è prevista né
dal testo del 48 né da quello che vedremo ora del 2001, perché urterebbe contro il primo comma. Gesù, no, la memoria, sempre sul labile. Però ogni tanto se ne primo sente. Comma, sì, certo. Della, ogni tanto però se la sentiamo. Ogni tanto la sentiamo. Sì, questa parola. La Repubblica una e indivisibile. La chiamiamo in cultura costituzionale. No. Scusate. Il testo costituzionale non prevede un meccanismo di secessione. Attenzione bene, no, perché questo poi potrebbe anche dare adito a qualche fraintendimento. Allora, qui stiamo parlando di uno Stato, quello delineato nel 48, basato su una serie di autonomie regionali e territoriali. Non è uno Stato federale, non è una confederazione. Però vorrei aggiungere che anche in uno Stato federale la secessione non è possibile. Ecco, nell'Ottocento in uno Stato federale la secessione non è possibile. Perché nell'Ottocento noi abbiamo due casi di Stati federali che quando si attua effettivamente una secessione intervengono militarmente per reprimerla. Ditemi quali sono. Nell'Ottocento. Ma c'è anche una piccola guerra di secessione svizzera, quando alcuni cattolici, cantoni, cattolici e conservatori decisero di staccarsi da Berna, Berna rispose con le armi. La Svizzera si chiama Confederazione, Confederazione Elvetica, ma è uno Stato federale. Perché non è possibile la confederazione in uno Stato federale. Lo Stato federale esercita la sua sovranità sugli Stati membri e sui cittadini, quindi non è prevista la secessione. La secessione è prevista in altri ordinamenti, per esempio in quello confederale. Un ordinamento confederale, cioè Stati sovrani diversi che si uniscono intorno a determinati obiettivi per alcune materie, certo, dalla confederazione si può recedere, come, anche se non si può parlare di confederazione, da qualcosa che almeno in parte ci assomiglia, l'Unione Europea, e la Gran Bretagna ha potuto recedere, ma è previsto, non è una confederazione l'Unione Europea, non è ancora una confederazione. Ma c'è stato un referendum. C'è stato un referendum, ma qui non ci può essere referendum. Non ci può essere in Italia, non ci può essere in Svizzera, non ci può essere negli Stati Uniti. Vanno represse. Non ci può essere in Germania. Militarmente. Vanno represse militarmente se dovessero succedere. In Catalogna cosa sta succedendo? Mi è capitato qualche tempo fa di leggere che in Sardegna si stavano scrivendo la Costituzione. Ciascuno può fare quello che vuole, e finché non vengono violati i diritti della Repubblica, nessun problema. Però un'ipotetica Sardegna indipendente non è prevista dall'ordinamento, cioè occorrerebbe modificare la Costituzione. Qual è l'obiezione che il governo di Madrid sta rivolgendo a questo tentativo, sì, di secessione della Catalogna, appunto di Barcellona? Che la legge spagnola non prevede questo, che
non lo prevede nemmeno la legge italiana, ma aggiungo, non lo prevede la legge svizzera, non lo prevede la legge della Germania federale, non lo prevede la legge degli Stati Uniti, perché all'interno di uno Stato, di una Repubblica, per giunta all'articolo 5 definita una e indivisibile, non può darsi legittimamente un processo secessionista. Poi se uno in cuor suo pensa che la secessione sia la cosa più bella del mondo, va bene, un'altra cosa, capite? Uno può anche pensare che vivere su Marte sia meglio che vivere sulla Terra, ci andrà quando la tecnologia lo renderà possibile. Non è che con questo si possa poi rivendicare un diritto. No, grazie della domanda, bisogna stare attenti, poi la nostra amica è uscita, ma sarebbe interessante, eccola che rientra, sarebbe interessante capire invece, ma apriamo e chiudiamo la parentesi perché ci porterebbe molto lontano, prevedere come questo problema fosse regolato dalla Costituzione sovietica del 1936. Questo è un problema molto interessante, perché in realtà la Costituzione sovietica prevedeva che le repubbliche potessero in qualche modo decidere di separarsi dalla Russia. Voi direte, qualcuno può avere l'opinione che crede, è stato un bene, è stato un male, però attenzione, era previsto. L'Ucraina indipendente non è una secessione dall'Unione Sovietica, ma è una repubblica che faceva parte dell'Unione Sovietica che si è riappropriata della propria indipendenza a pieno titolo. Tant'è che addirittura, pensate, anche in periodo sovietico l'Ucraina era membro dell'ONU. Certo, poi c'era il partito, c'era l'ideologia, c'era un sistema molto, come dire, di potere, molto forte, per cui chiaro che il rappresentante ucraino all'ONU non andava a dire cose diverse da quello, da quello sovietico, ma è ovvio. Però è interessante il principio giuridico, cioè non è stata una violazione. Uno può dire non va bene, si potrebbe discutere a lungo, però era previsto, perché l'Unione Sovietica aveva una forma molto particolare. Quindi la domanda è importante, perché appunto la Costituzione non prevede il secessionismo e non ha, in questo testo del 48, neppure un'impronta federalistica, ancorché, va detto, nemmeno in uno Stato federale potrebbe essere contemplata l'ipotesi della secessione. Insomma, qui poi potremmo discutere anche di altre cose, perché il tema è molto delicato, però sì, questo è il dato. Ma il fatto di scrivere una Costituzione allora è fuori legge, se la sono scritta la Costituzione. Se uno scrive una Costituzione che se la scriva, non è lì il punto. Il punto non è. Non è possibile, non è pensabile mettere in opera dei meccanismi per cui una parte qualsivoglia del territorio italiano si dichiari indipendente. Lo ha fatto uno stravagante personaggio sulla piattaforma in Adriatico di fronte a Ravenna, mi sembra, ha proclamato la sua repubblica. A un certo punto mi pare stiamo andati carabinieri, però perché? Però siamo, come voi capite, al gesto dimostrativo. Anche noi possiamo fare la Repubblica di Valle Bona, poi viene cronaca in Maceratese, ci intervistano, abbiamo il nostro quarto d'ora di celebrità, però finisce lì, no? Allora, però attenti, la riforma del titolo quinto del 2001 dice cose un po' diverse e configura